entrambi con 4 punti. E si sono conclusi da poco a Semenzani i campionati italiani di calcio balile, una kermesse che ha visto 900 giocatori e un movimento di oltre 2.000 persone per la gioia degli operatori turistici. In campo protagonista anche la squadra di casa che è arrivata ai quarti di finale nella massima serie. Pier Francesco Pontecorvo. Si inizia con gli amici nei bar di tutta Italia, poi il polso si fa più sensibile, arrivano le vittorie e magari si finisce a giocarsi un campionato italiano sui tavoli di Saint Vincent. Si inizia dal bar, poi leggi su internet cose, le gare, ti viene, magari la passione ce l'hai, provi e poi piano piano ti alleni e se vedi che puoi migliorare continui. Sono oltre 900 i giocatori che si sono ritrovati al Palazzetto dello Sport per il tricolore. Tre leghe, la Serie A per i professionisti, B e C per chi comunque gioca già ad un ottimo livello. Il mio italiano è un percorso particolare perché in Italia non esistono strutture che ti possano fare scuola, di conseguenza è tutto un processo individuale, uno deve dedicarci tanto tempo, avere passione, avere voglia di studiare sempre cose nuove, tiri nuovi, marcature nuove, quindi viva la fantasia e viva l'estro. Un giro d'Italia di tavolo in tavolo che per la gioia degli operatori turistici ha portato un movimento di 2.000 persone da venerdì a domenica. Non tutti sanno la realtà vera di questo sport in Italia, comunque calcoliamo che tutte le regioni creano le qualifiche all'interno delle proprie regioni, quindi più di 13.000 persone partecipano alle qualificazioni. Qui a Saint Vincent le 92 squadre sono già passate in una selezione precedente e quindi chi troviamo qui sono veramente i campioni di questo sport di tutta Italia. Oggi è stato il giorno delle finali che hanno visto grande protagonista nella massima serie anche la squadra di casa, la più forte delle tre compagini valdostane, Saint Vincent appunto, oltre ad Aosta e Pont Saint-Martin rispettivamente in B e C. È il terzo anno che portiamo tre squadre, si sta sviluppando molto, abbiamo molte richieste di anche giovani ragazzini che si stanno interessando, si stanno tesserando per venire a giocare perché sono appassionati e adesso speriamo anche nell'anno prossimo che si aggiunga qualcuno da fare ancora più gruppo. E a Mirandola nel Modenese l'ex campo da calcio Calciotti è stato intitolato alla protezione civile della Valle d'Aosta. Dopo il terremoto del 2012 il campo era stato adibito a tendopoli per 220 mirandolesi sfollati. La tendopoli era stata gestita dalla regione Valle d'Aosta. Il campo ora è rinato con un fondo sintetico in erba drenante ed è stato inaugurato ieri. A tagliare il nastro c'era il portiere tante volte in maglia azzurra Gianluca Pagliuca. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.